Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Libro di Cielo, volume 2, capitoli 20, 40 e 41, 21 e 22 giugno 1899. Siccome Gesù non veniva, andavo pensando tra me: chissà che Gesù non ci verrà più e mi lascia in abbandono. E non dicevo altro che: vieni, mio diletto, vieni. Tutto all'improvviso è venuto e mi ha detto: non ti lascerò mai. Ti abbandonerò. Anche tu vieni, vieni a me. Io subito sono corsa per mettermi nelle sue braccia e mentre stavo così, Gesù ha ripreso a dire: non solo non lascerò te, ma per amore tuo non lascerò Corato. Poi, senza quasi avvedermene, in un istante è scomparso. Mentre io sono rimasta che lo desideravo più di prima, andavo dicendo: che mi hai fatto? Come, così presto te ne sei andato senza neppure dirmi addio? Mentre sfogavo la mia pena, l'immagine del bambino Gesù che tengo a me vicina pareva che Gesù si facesse vivo. E
E di tanto in tanto usciva la testa da dentro la campana per vedere che cosa facessi. Quando vedeva che mi avvertivo, subito si rinchiudeva dentro. Io gli ho detto: si vede che sei impertinente e che vuoi farla da bambino. Mi sento impazzire per la pena che non viene e tu stai a giocare. Bene, giocate, scherzate pure, che io avrò pazienza. Questa mattina il mio dolce Gesù voleva continuare a farmi dei corrivi e a volere scherzare. Veniva, metteva le sue manine al mio volto, nell'atto di volermi fare una carezza, ma nell'atto di farla scompariva. Di nuovo veniva, stendeva le sue braccia al mio collo in atto di volermi abbracciare, ma mentre stendevo le mie per abbracciarlo mi sfuggiva come un lampo, senza poterlo trovare. Chi può dire le pene del mio cuore? Mentre il mio povero cuore nuotava in questo mare di dolore immenso, fino a sentirmi venire meno, la vita è venuta la mamma regina portandolo da bambino fra le sue braccia, e così siamo abbracciati tutti e tre insieme. La mamma, il figlio Dio, onde ho potuto aver tempo di dirgli: mio Signore Gesù, mi pare che hai sottratto la tua grazia da me. Ed egli: sciocca, scioccherella che sei. Come dici che ti ho sottratta la mia grazia mentre sono in te? E che cos'è la mia grazia se non me stesso? Sono restata più confusa di prima, vedendomi che non sapevo parlare e che in quelle due parole che avevo detto non avevo detto altro che spropositi. Dopo la Regina Madre è scomparsa e Gesù pareva che si chiudesse dentro il mio interno e lì vi rimaneva. Oggi poi alla meditazione si faceva vedere che dormiva dentro di me. Io lo stavo guardando, beandomi nel suo bel volto, ma senza destarlo, contenta di vederlo almeno, quando in un istante è venuta di nuovo la bella mamma regina, lo ha preso da dentro il mio cuore, tutto smuovendolo in fretta per destarlo. Dopo destato, me l'ha messo di nuovo in braccio, dicendomi: figlia mia, non farlo dormire, che se dorme, vedrai che succederà. Era un temporale che si preparava. Così il bambino, mezzo dormendo, ha steso le sue mani nel mio collo e stringendomi mi ha detto: mamma mia, lasciami dormire. Ed io: ninno mio bello, non sono io che non voglio farti dormire, è la nostra signora mamma che non vuole, ed io ti prego di contentarla. È certo che niente si nega alla mamma. E poi a quella madre, dopo averlo tenuto un po' in veglia, è scomparso. E così è finito. Ecco, questi capitoli si potrebbero chiamare i capitoli del regno della divina volontà anticipata, perché io penso che vediamo alcune scene. Io ho letto tante vite dei santi, tanti scritti dei santi, tanti, molti che raccontano anche esperienze mistiche impressionanti, straordinarie. Sicuramente ne esisteranno altri, insomma, non è che io conosca assolutamente tutto lo scibile della geografia cristiana. Però, sinceramente, io alcune cose che si leggono in questa opera di Luisa, in questi libri di cielo, io non ne ho memoria di averne letti altrove. Non voglio dire che non esistono, ma non ho memoria. Cioè, i giochi di amore, no? Gli scherzi di Gesù e anche tutte quante le immagini della seconda meditazione, del secondo capitolo, no? Che abbiamo letto, quindi quando la Madonna dice non far dormire Gesù bambino, no? Tutte quante queste operazioni, che sono operazioni mistiche certamente, ma sono operazioni mistiche però reali, cioè noi non dobbiamo pensare al mondo della mistica come un mondo, cioè, come dire, il mondo dell'illusione o il mondo dei sogni, ecco. Cioè, quando Luisa dice, per esempio, che pareva che Gesù si chiudesse nel mio interno e lì vi rimaneva, allora, quel termine che usano tutti i mistici, che sembra, mi pare, è un termine dovuto, come dire,
in parte a individuare la soprannaturalità del fenomeno, no? In parte dovuto anche all'umiltà. D'accordo? Quindi, per un conto è usare il verbo essere, l'indicativo, quindi questo fatto è successo, un conto è dire mi pare a me, quindi lasciando il giudizio su questo episodio non a se stessi, ecco, ma appunto a chi ha l'autorità di discernere sopra, no? Quindi dice, a me sembra che sia accaduto questo, però vediamo che cosa pensa il direttore spirituale, no? Ecco. Però appunto dire questo mi pare non significa descrivere, ripeto, una realtà eterea, sono fatti molto molto reali. E qui si vede anzitutto questi giochi che Gesù fa, quindi di apparire e scomparire, di fare l'atto di dare una carezza e poi ritrarre la mano, eccetera. Oppure quando si manifesta come Gesù bambino, appena Luisa si gira che se ne accorge, riscompare. Questi sono giochi di amore, si chiamano così. Finalizzati a cosa? Finalizzati semplicemente a far aumentare il desiderio nell'anima innamorata. Sono, come dire, giochi di amore, ecco, non molto diversi anche da quelli che conosce la grammatica dell'amore umano, no? Quindi succede, insomma, che quando una coppia veramente si ama si concede anche questi piccoli e onesti e quasi sicuramente innocenti, non voglio dire infantili, giochi, no? Ecco, perché piace sentirsi desiderati. Ecco, a Gesù certamente piace sentirsi desiderato. Io dico questa cosa senza certamente timore di oltraggiare il suo santo nome, perché noi dobbiamo sempre ricordare che Gesù gode nello stare con i figli degli uomini. Questo è un passo di natura biblica. Prese la sua letizia nello stare con i figli degli uomini. Quindi non è una illazione o una pia illusione o una pia idea, ecco, di qualche prete o di qualche stravagante mistico, è di natura biblica, libro della sapienza, prese la sua delizia nello stare tra i figli degli uomini. Non mi ricordo se fissa la tua tenda in Giacobbe, in Israele, se sarà il capitolo settimo, comunque si trova questo passo nel libro della sapienza. E questo ci ricorda anche come Gesù desideri, e questo è, ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, uno dei mondi contenuti nel grande macrocosmo della Divina Volontà. Quindi Gesù desidera riversare amore e che quell'amore che lui ha sia accolto e ricevere l'amore da parte delle creature. Non per scherzo, ma sul serio. E intessere quindi un rapporto personale di amore con i suoi figli. Questo nel regno della divina volontà, a quanto Gesù dice, io adesso non voglio alimentare malsane aspettative, insomma, in coloro che ascoltano queste meditazioni, no? Anche perché, ripeto, entrare veramente nel regno della divina volontà è bello, ecco, è per certi aspetti semplicissimo, ma per altri aspetti non è, insomma, uno scherzo, no? Se no, se tutti stessero nel regno della divina volontà, il mondo sarebbe un'altra cosa, sarebbe, no? Come detto tante volte, non si tratta semplicemente di fare un atto attuale o di recitare un atto preventivo o una preghiera, no? È un mondo che si apre, tutto un orizzonte dell'esistenza che si attiva, no? Perché entrare nel regno della divina volontà vuol dire che non c'è più neanche un istante della nostra giornata che sia fuori dal divin volere. E non soltanto perché io ci penso, ecco, ma perché tutta la mia persona opera di conseguenza, quindi abbiamo detto tante volte la capacità di riconoscere in tutti gli eventi la mano di Dio, di non leggere niente in maniera naturale, tutto in maniera soprannaturale, no, chi vive nella divina volontà non ha più nulla di umano, è tutto divino,
Quindi, prima di poter fare un'affermazione di questo genere, perché basta che io dico, dico sì, vabbè, ho capito, però insomma, in questa situazione io ci ho torto, tu c'hai ragione, tu c'hai, anzi, io ho ragione, tu c'hai torto, d'accordo? Sì, va bene, ho capito, però non è che uno può stare sempre a pensare lì, no? Quindi adesso queste sono cose terrene, quindi parliamo di cose terrene. Tutte quante cose lecite, d'accordo? Tutti quanti i punti di vista perfettamente leciti, ma chi ha questo modo di interpretare le cose sta ancora nel regno non della divina volontà, sta ancora nel regno dell'umana volontà, forse lecita, ma non nel regno della divina volontà. Quindi entrare nel regno della divina volontà è qualcosa di grande, di bello, di serio, ecco. Ripeto, non va scambiato con qualche piccolo atto che è doveroso ed è utile, cioè ogni atto che noi facciamo dobbiamo chiamare, dobbiamo cercare di farlo uniti al divin volere e fusi con esso, per carità. Ecco, però come ho detto tante volte, se io dico viene la mia volontà, viene la volontà nel mio stare seduto, d'accordo? E poi mi alzo e la prima persona che incontro gli rispondo in maniera sgarbata, non sto nel regno della divina volontà, certamente ho fatto un atto attuale. Ma non sto nel regno della divina volontà, ecco, quindi questo bisogna tenerlo ben presente. E tuttavia, se si entra davvero nel regno della divina volontà, come dire, ecco, mi pare che io sia usato questa espressione in qualche altro contesto. È lecito sperare, ecco, non desiderare, perché le grazie straordinarie non si possono desiderare, dice San Giovanni della Croce, ma è lecito sperare che accada qualcosa di bello, non sappiamo cosa, ma che accada qualcosa di bello anche nei nostri rapporti personali con Gesù e con Maria, senza ingenerare indebite aspettative, ecco, senza poi andare a, come quelle anime che si mettono, che si autoconvincono che sono grandi mistici, o cominciano a pensare a, ma io ho sentito questa cosa, ma io ho questa reazione, ma io ho visto questo, cioè. Ecco, che sono cose note, insomma, ai sacerdoti che sono figlie di fragilità, debolezze psicologiche o altro, cioè in altri casi, ecco, quindi non si tratta di questo, cioè quando c'è un'esperienza soprannaturale autentica ha dei segni inconfondibili, per cui non è come stare a pensare, ma ho visto quella luce mentre stavo davanti al Santissimo Sacramento, quindi che cos'è Padre, che era Gesù, ecco, queste non sono esperienze, ecco, soprannaturali, no? Ripeto, non si devono sperare, non bisogna fissarsi, non bisogna, non si devono desiderare, non sperare. Non bisogna fissarsi, non bisogna cominciare a ritenersi grandi mistici o gli pseudomistici o cose di questo genere. Queste sono tutte quante cose che non devono essere presenti nell'anima nostra. Nel nostro unico desiderio è di poter stare uniti con la divina volontà e fare in tutto quello che Dio vuole, rinunciando a priori, come diceva già San Luigi Conforto, a qualunque cosa soprannaturale, per quanto dipende da noi. Ecco, quindi perché Dio va amato, la divina volontà va amata e servita per se stessa, non per i diletti e per le ricompense che promette in paradiso e a volte anche in questo mondo. Ecco, tuttavia, cioè, se Dio vuole concederti queste cose, tu hai voglia di dire ci rinuncio, Dio te le concederà lo stesso, capito? Ecco perché queste vie sono sempre sicure, no? I maestri di spirito dicono: quando c'è un'esperienza soprannaturale, prendi l'acqua santa e buttagliela addosso, perché se è Dio rimane, se è il diavolo se ne va. Quindi, cioè, nel senso che è noto anche questo in letteratura mistica, che quando Dio vuole beneficiare un suo figlio di una grazia soprannaturale, il suo figlio non ha il potere di poterla respingere. Quindi ha il potere e il dovere di non doverla desiderare, questo sì. Ma non ha il potere di respingerla. Ecco. Quando però si instaura questa relazione di amore, appunto per volontà di Gesù, che è sempre lui a fare il primo passo, ecco, si instaura anche questa dinamica del desiderio. Allora, due persone che si amano desiderano stare insieme. E quando Gesù non andava da Luisa, Luisa stava male e lo chiamava. E lo muoveva in questo modo, no? Dice, mi sa che Gesù non viene più e mi lascia in abbandono. E Gesù risponde: non ti lascerò, mai ti abbandonerò, anche tu vieni a me.
fa queste bellissime promesse: non solo non ti lascerò, ma per amore tuo non lascerò Corrado. Questo veramente sembra il dialogo tra due innamorati, no? Che uno ha timore, insomma, che l'altro. Allora, noi possiamo capire anche un pochino questa cosa, no? Allora, se noi amiamo Gesù anche prescindendo da queste manifestazioni straordinarie, dobbiamo sempre noi meditare sul piano ordinario, no? Cioè, se io amo Gesù, per esempio, da che cosa me ne accorgo? Per esempio, ecco, come capisco che la mia vita interiore comincia a stare bene? Allora, lo capisco subito da alcune spie. Cioè, la preghiera, ma la preghiera con la P maiuscola, è un dovere o è un'esigenza? Pensiamo all'adorazione eucaristica davanti al Santissimo Sacramento, che è il momento dell'amore allo stato puro, cioè le anime amanti, quelle che amano Gesù, stanno davanti all'Eucaristia, stanno. Perché l'Eucaristia è tutto, non, in questo mondo non abbiamo fuori delle grazie straordinarie nessuna possibilità di contatto con Gesù più profondo che quello dell'adorazione eucaristica. Allora, cioè, come si vede come stai tu? Allora, se tu ti metti facilmente davanti al Santissimo Sacramento e ci sosti a lungo, potendo farlo, e soffri quando non puoi farlo, è segno buono. Se tu stai davanti al Santissimo Sacramento, magari perché sai che ogni tanto ci devi andare, stai lì come se stessi sulla graticola guardando l'orologio, dici, vabbè, ci sto almeno mezz'ora, speriamo che passi presto. Non si tratta di fare un giudizio morale, d'accordo? Si tratta di prendere atto di una situazione. Cioè, se sto così, ancora non è partito l'amore, non sono innamorato di Gesù, d'accordo? Non lo sono. Se la meditazione è una cosa che faccio volentieri, sono innamorato di Gesù. Se mi pesa, no. Il nostro rapporto con i sacrifici, per esempio. L'ho detto in qualche altra circostanza, no? Li faccio i sacrifici per amore di Gesù, anche impegnativi, sempre parlando per chi vuole diventare santo, insomma, è bene che ci abbia un sacerdote di riferimento, insomma, a cui chiedere il prudente consiglio. Ma i sacrifici fatti per amore di Gesù si capiscono subito, hanno due caratteristiche. Uno, non pesano, anche quando fossero cose molto impegnative. Due, non vengono sbandierati. Quando c'è un amore sincero è questo, d'accordo? Perché l'amore rende tutto leggero e l'amore fa le cose per piacere all'amato, non per essere visto come l'amato stesso, dice nel Vangelo, dagli uomini, notato da loro, ritenuto per santo, no? Questo è. Sono delle chiarissime spie, termometro del nostro rapporto con Gesù. Il nostro rapporto con Gesù si misura anche dalla Santa Comunione. Allora, che cos'è per me la Santa Comunione? Abbiamo già parlato nei giorni scorsi. È un'abitudine. Come vivo la Santa Comunione? Perché, ripeto, l'ho già detto in qualche altra meditazione, quando è un'abitudine, vedete come fa, cosa fa qui Gesù per stimolare il desiderio? Compare e si nasconde, compare e si nasconde, compare e si nasconde. Perché si nasconde? Si nasconde per essere desiderato. Allora, se noi vediamo un calo di desiderio, veramente, insomma, cioè, noi dobbiamo renderci conto che il rapporto con Gesù, ripeto, è analogo a quello che hanno due innamorati. Ah, se cala il desiderio, cosa devono fare due innamorati? Devono vedersi un po' di meno, ecco, perché devono sentire il desiderio l'uno dell'altro, no? E se vedi che può, devi fare così, devi fare. Quindi ogni tanto, perché la volta che poi te rincontrerai, sarai molto più in intimità, molto molto più intensa, perché io non vedevo l'ora di rivederti quanto mi sei mancato, insomma, no? È uguale, stessa cosa, identica. Identica. Volevo infine, ecco, riprendere, dopo tutti quanti questi giochi, no, è bene notare, no, quando per esempio, quando Gesù voleva, metteva le manine al mio volto, non lo di mi fare una carezza,
ma poi nell'atto di farla scompariva. Stendeva le sue braccia al mio collo, in atto di volermi abbracciare, ma mentre stendevo le mie per abbracciarlo mi sfuggiva come un lampo senza poterlo trovare, no? E Luisa dice: chi può dire le pene del mio cuore, mentre il mio povero cuore nuotava in questo mare di dolore immenso. Allora, noi non ci rendiamo conto, no? Però per queste anime elette, cioè, allora, vi posso, per far capire, insomma, vi posso far capire, negli ultimi gradi della mistica, come dicono i maestri di questo, sapete che San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila hanno tutte quanti, tutti e due il titolo di dottore appunto per la dottrina mistica. Questi raccontano che se uno per esempio ha la grazia mistica a quanto pare più grande che si possa avere, almeno fuori del regno della Divina Volontà, perché qui non vorrei trovare sorprese dentro gli scritti ulteriori di Luisa, no? È la visione intellettuale della Santissima Trinità. Per noi questa frase, ecco, visione intellettuale della Santissima Trinità, potrebbe sembrare una cosa molto molto astratta, molto molto distante, no? Però è la massima comunicazione possibile che si può avere di Dio prima del paradiso, in questa terra mortale, e richiede una purificazione enorme dell'anima per poter essere ricevuta questa grazia qui. Ora, chi ha ricevuto questa grazia? Lo raccontano loro, io certamente non ne ho esperienza personale. Passa le giornate a piangere e piange dicendo a Gesù: o mi ridoni questa cosa oppure mi fai morire e mi fai venire in paradiso perché io non ce la faccio proprio. Cioè, non è una cosa, capite, che uno dice: ah, guarda questo che egoista, se ne vuole. No, 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 no. È una reazione incontenibile perché tale e tanta la gioia, il godimento, il diletto, la beatitudine vissuta, che accende un tale desiderio che strugge, consuma il cuore, non si può fare niente. Capite? Questo che fa capire qualcosa a queste anime, per esempio, di quello che passano le anime purganti. Le anime purganti, dopo il giudizio particolare, si rendono conto di chi è Dio. E per quanto le pene del purgatorio possano essere atroci, e in alcuni casi lo sono, le pene del senso, la cosiddetta pena del danno, cioè l'essere privi momentaneamente della visione beatifica, è un tormento enorme perché loro si rendono conto, anche se non hanno avuto la visione beatifica di Dio, perché se si ha la visione beatifica di Dio si diventa immediatamente beati, di chi Dio è e di quanto è bello stare con Lui. Ecco, a quanto mi è dato di capire, nel regno della Divina Volontà c'è uno stadio ordinario in cui queste cose possono essere vissute. E a questo dobbiamo tenderci, d'accordo? Perché nello stadio ordinario accade questo, che certamente il godimento dell'anima è inferiore, ma il merito dell'anima è più grande. Perché se io, come dire, arrovento un desiderio forte nei confronti di Gesù, non avendo un fuoco così violento che me lo fa divampare, cioè non ho visto Gesù che mi fa una carezza e poi si ritrae, eppure lo desidero ardentemente la comunione, non vedo l'ora di potermi inginocchiare davanti al tabernacolo, davanti a Gesù esposto, per potermi intrattenere in intimità con Lui. Capite? Cioè, è chiaro che una cosa di questo genere rapisce il cuore di Gesù, no? Perché come dice San Pietro, voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui, no? Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, scrive nella sua prima lettera, no? Ecco, questo possiamo e dobbiamo tendere, ricordando che è una caratteristica normale del regno della Divina Volontà, perché la Divina Volontà è la vita di Dio, e la vita di Dio è eterna felicità nell'infinito amore che i tre sono e si scambiano infinitamente, incessantemente tra di loro. Noi non possiamo purtroppo in questo mondo renderci conto minimamente di che cosa sia l'amore trinitario, di che cosa sia la vita della Santissima Trinità. Quelle cose vere che noi sappiamo dalla rivelazione e dalla sana teologia, sono cose vere, eh?
però le vedremo vere anche. Anche dall'altra parte, insomma, no? Però vedremo, quando lo vedremo dall'altra parte, vedremo come le cose che noi conosciamo qui sono vere, ma sono pallidissimi riflessi, pallidissimi riflessi, della realtà stupenda. Che speriamo, a Dio piacendo, di poter tutti godere. Divina Maria, tu sei l'esperta nell'amore verso Gesù e nell'amore di Gesù. Nessuno come te ha vissuto queste cose che Luisa racconta. Nessun cuore come il tuo stava in interrotto struggimento per il Signore, perché quando non eri direttamente con Lui, ma chi lo sa. Se c'erano momenti, insomma, di questo genere, secondo il nostro modo di pensare, sicuramente ti struggevi di amore e i palpiti del tuo cuore, i tuoi desideri, come erano frecce che partivano verso il trono di Dio e lo quasi costringevano a stare in atto di farti sentire la sua presenza in maniera ininterrotta, no? Ecco, è bello amare Gesù. Ed è stupendo essere amati da Lui. Che tutti gli uomini possano comprendere questo, perché il regno della Divina Volontà, dobbiamo ricordare che è il paradiso terrestre, in qualche modo ripristinato, il paradiso terrestre è la felicità perfetta che godevano i nostri progenitori in un rapporto unico con il loro creatore ed in un rapporto rinnovato, santo, ecco, e intriso d'amore tra di loro e con tutte quante le creature. Non è molto distante da questo, insomma, una descrizione sintetica del regno della Divina Volontà. Non possiamo fare altro che supplicarti di prenderci per mano, di insegnarci tutto, e per poter entrare in questo mondo completamente divino, in questo mondo di felicità e di amore. La Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti e ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.